Buonasera e bentornati con il consueto appuntamento nello spazio di ATVReport.it con le notizie più importanti del giorno. Iniziamo subito con la cronaca perché a Città di Castello, a due passi dal centro storico, lungo la ferrovia della ex FCU è scoppiato un incendio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato alcune ore per domare le fiamme. Resta da capire se c'è il dolo oppure meno. Restiamo ancora a Città di Castello perché nei giorni scorsi c'è stato un importante summit fra i sindacati e i vertici dell'ospedale Tifernate. Molti sono stati i punti discussi durante il faccia a faccia. Terminiamo con l'allarme lanciato da Coldiretti per quanto riguarda la mancanza di acqua e soprattutto la mancanza di acqua utilizzata in agricoltura in tutto l'Alto Tevere, sia umbro che toscano. Secondo appunto la Coldiretti, bisogna fare di più, è proprio per questo che lanciano questo grido d'allarme rivolto soprattutto agli enti predisposti. Ricordiamo che tutte le news in tempo reale le potrete trovare nel nostro sito internet all'indirizzo www.atvreport.it.